Cesarini. No. Parleremo anche di Vivi Città, la corsa arrivata alla 40ª edizione, ne daremo il via come da tradizione qui su Radio 1 in diretta domenica alle 9.30. Ce ne andiamo in giro per l'Italia praticamente. Beh, abbiamo parlato di mezzo fondo fin qui, continuiamo a parlare di corsa in questo caso e lo facciamo con un qualcosa, no, che ci accomuna da tanti tanti anni, direi 40 per l'esattezza, perché sono 40 anni che si corre Vivi Città, la prima edizione nel 1984. E allora parliamo di questa corsa che si corre, tra l'altro, come giustamente mi ricordavi anche a microfoni spenti, in 39 città d'Italia. Lo facciamo con Ivano Maiorella dell'ufficio stampa WISP, organizzatrice di questo di questa manifestazione, e con Maria Grazia Navacchia in Savasta, che è una delle partecipanti, ha partecipato alla prima edizione, tra l'altro con un risultato davvero impressionante, terza nella classifica unica compensata, correndo a Torino. Poi magari Ivano ci spiegherà cos'è la classifica unica compensata. Intanto salutiamo tutti e due. Buonasera Maria Grazia Navacchia in Savasta, grazie per essere qui da Zona Cesarini, e buonasera anche Ivano Maiorella. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, grazie di questo invito. E salutiamo il presidente WISP Tiziano Pesce, che da quello che ho capito ha avuto un calo di voce, quindi no, non è qui con noi, ma sarà ovviamente poi alla partenza domenica alle 9.30. È sicuramente in ascolto. È sicuramente in ascolto, quindi lo salutiamo e gli mandiamo un grande abbraccio. Allora, io direi, prima di parlare con Ivano Maiorella di cosa si tratta e insomma spiegare meglio cos'è questa manifestazione, che i nostri radioascoltatori conoscono bene perché Radio 1 è legata, no, a questa trasmissione da tanti anni, daremo il via in diretta come sempre qui sulle nostre frequenze, però perché è un appuntamento per tutti, non soltanto per chi ama la corsa, e questo ce lo spiegherà Ivano. Ma prima, Maria Grazia Navacchia in Savasta, ci racconti quel 1° aprile dell'84? Sì, sicuramente è stato fantastico essere stata contattata per ricordare questi 40 anni, perché francamente subito al momento sono rimasta un po' spiazzata, perché in un attimo devi ritornare indietro nel tempo, però sicuramente le emozioni sono state tantissime. Sicuramente la novità di allora, il poter partecipare a un evento che veramente era unico, primo nel mondo sicuramente, un'idea fantastica di correre contemporaneamente in 30 città in Italia, e poi nel tempo si è allargata anche in Europa, addirittura a New York si correva in contemporanea. E poi questa partenza, come giustamente si diceva, dalla radio in via tutti quanti. Io correvo già abbastanza forte, perché per fare quei tempi sicuramente ce la mettevo tutta, benché fossi un insegnante, benché avessi una bimba di 6 anni, ma la corsa mi è sempre piaciuta, per cui sicuramente ce la mettevo tutta, tutto il mio ardore, la mia passione. E il fatto di competere con tanti altri atleti in contemporanea e sfidarsi, e poi dietro di noi tutti, la passione per la corsa, ritrovarsi, la gente. Io insegnando avevo sempre nel tempo dato l'input ai miei ragazzini di fare sport, qualunque sport, non solo la corsa, e quindi si organizzavano con le altre insegnanti di portare i bimbi a questa manifestazione, quindi i ricordi sono bellissimi. Poi quando sul giornale arrivò la classifica, ancora di più, perché correre in tutte queste città ed arrivare terza assoluta in Italia sicuramente mi ha reso felice, orgogliosa di questo. Ma il giorno dopo, perché sto pensando adesso, che insomma erano altri tempi, ora 84 sì, sembra vicino ma non lo è assolutamente, quindi si attendeva, ovviamente non c'erano altri mezzi, sì, si attendeva il giornale il giorno dopo, perché questo è molto romantico. Esattamente, infatti io ho ritagliato la classifica che c'era a Torino, la classifica nazionale, e quando appunto mi hanno telefonato per se volevo partecipare e far parte di questo evento in ricordo, sono venuti poi qui a casa, abbiamo fatto la torta, sicuramente rivedendo la classifica neanche più mi ricordavo il tempo che avevo fatto, ho detto mannaggia come correvo forte, come sono stata brava.
Allora, di fronte ad atleti anche più blasonate di me. Ecco, beh, certo, assolutamente, per quello che poi si tratta di un risultato molto importante. Maria Grazia Navacchia in Savasta poi dopo ci parlerà anche delle sue doti culinarie, perché insegnante, mamma, nonna, maestra, corre e anche continua a preparare le torte in qualche modo pasticcera, mettiamola così. Ma prima di tutto Ivano Maiorella dell'ufficio stampa WISP, ciao Ivano, buonasera. Raccontaci ancora, per chi non lo sapesse, cosa sarà Vivicittà. Abbiamo capito dalle parole di Maria Grazia che sarà una grande festa come ogni anno, ma questa è un'edizione un po' speciale. Sì, sì, grazie a te Giacomo, grazie a Radio 1 Rai. È un'edizione speciale perché sono 40 candeline e come diceva prima Maria Grazia, è davvero bellissimo ascoltarla. Quel primo aprile 1984, chissà chi pensava che Vivicittà, che travolse tutto in quell'anno, travolse usi, costumi, anche il modo di organizzare le manifestazioni sportive di questo tipo, e chi poteva pensare che questa manifestazione lanciata dalla WISP, quindi un'organizzazione, un'associazione di promozione sportiva, di promozione sociale, avesse una longevità tale. E l'appuntamento, lo dicevi te Giacomo, è per domenica 14 aprile alle 9:30 puntuali per il via in diretta con Radio Rai. Ci saremo noi a scandire il tempo, non ti preoccupare Ivano, tutti allineati in tutta Italia. e quindi sicuramente si partirà puntuali, non ci saranno false partenze. E poi avremo anche la possibilità di sentire un po' di voci in giro, sempre grazie a voi. E tu Giacomo evocavi un po' quella prima edizione del primo aprile 1984, ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare. Io la prima edizione la seguì come giornalista, in realtà, perché ero un giovanissimo cronista di Paese Sera, un quotidiano romano, e quindi mi ricordo andai a questa conferenza stampa di Vivicittà, organizzata sempre insieme in collaborazione con la FIDAL, ricordiamolo, insieme al Corriere dello Sport, insieme a Radio 1 Rai, e andai in questa conferenza stampa che era singolare, Giacomo, perché era allestita con un tavolino dove c'erano quelli che dovevano parlare, tra i quali ricordo anche Primo Nebbiolo, all'epoca presidente della FIDAL. Come no? Eravamo, lo ricordo, a 4 anni dai mondiali che poi si svolsero nell'87, quindi insomma era veramente, insomma, l'atletica italiana, eravamo posti importanti. Ecco, anche questo fatto, no, ci avvicina all'edizione di quest'anno, dove avremo, lo ricordiamo, gli europei a Roma di atletica. Insomma, guardavo questo tavolo della conferenza stampa dove presentavano questa cosa strana di Vicittà, dove c'era sul tavolino, non è che c'erano dei fiori oppure i cavalieri come si usano, c'era una specie di frigorifero sul tavolino che in realtà era un computer dell'epoca. Immagino. era ecco, grande come grosso modo un frigorifero, tanto per spiegarlo a chi non se lo ricorda, grosso modo serviva a spiegare questo meccanismo della classifica unica compensata. Era il vostro cervello, il loro, perché all'epoca tu non eri la WISP, insomma il loro cervellone, ecco, mettiamola così, ma poi tutto finiva sul giornale del giorno dopo, perché non c'erano metodi più veloci, diciamo, di comunicare, no? Il risultato finale. Ivano, dici rapidamente come funziona la classifica unica compensata, perché è un qualcosa di interessante, perché poi voglio parlare della torta con Maria Grazia Navacchia in Savasta. Certo, la classifica unica compensata è nata grazie a degli studi di un fisiologo italiano, Margaira si chiamava, praticamente su dispendio energetico, in salita, dispendio energetico in discesa, oppure sui piani. E quindi sulla base della comparazione altimetrica dei percorsi di queste 30 città, che all'epoca il percorso era di mezza maratona, quindi 21,097, oggi invece di 10 chilometri, e si realizzavano dei coefficienti
e questi coefficienti venivano moltiplicati per il tempo reale e quindi la classifica veniva fatta in questo modo con un tempo compensato, tanto che nella prima edizione, questa è una curiosità, il tempo in tempo reale vinse un tal Totò Antibo, che corse a Palermo. Un nome a caso. La compensazione fece sì che invece la palma del vincitore andò a chi corse a Roma, Vladimir Kotov, era un russo, anche lui non era l'ultimo arrivato perché arrivò quarto nella maratona di Mosca del 1980. Quindi Ivano, parliamo prima, praticamente, insomma, in parole povere, di una classifica che tiene conto di mille variabili per rendere tutti i percorsi in qualche modo uguali, no? Per unificarli in qualche modo. Allora, Maria Grazia Navacchia in Savasta, invece, Elisabetta, ci deve parlare. È diventata la testimonia di queste quarantennale, sì, soprattutto per questa sua torta arcobaleno. Il Rainbow Cake, con tanto di candelina. A questo punto noi vogliamo sapere perché la Rainbow Cake, perché questa torta, e poi se ci dici anche la ricetta, noi, anche perché insomma, quest'anno, per chi non potesse assaggiarla, quest'anno come ogni anno, no, c'è sempre, diciamo, un tema per quanto riguarda le città. Quest'anno è il percorso della pace in un momento davvero travagliato a livello globale geopolitico. Sì, allora, pace, legalità e inclusione, beh, certo, sicurezza delle carceri e quant'altro, insomma ci sono tanti temi, diciamo che questo è un po' il tema principale. Però Maria Grazia Navacchia, infatti, allora l'idea della torta d'arcobaleno è partita da Francesca Spanò, che quando mi ha contattata aveva questa idea di fare questa torta con tutti i colori dell'arcobaleno e ognuno di questi rappresentasse appunto uno dei valori di Vive Città, quelli che vuole trasmettere da 40 anni. In questo momento, come avete detto voi, la pace, l'inclusione, i diritti di tutti, dei bambini, della gente, delle donne, la salute, l'importanza di una sana competizione, del stare insieme, di essere amici e condividere il momento. Quindi questi colori volevano proprio dare questo effetto che trasmette la WISP e Vivi Città, in particolare con questa manifestazione che è cresciuta nel tempo e si è espansa a tutti i livelli. E sicuramente, sono arrivati a casa e abbiamo fatto come si fa naturalmente sempre, partendo dal battere le uova, lo zucchero, la farina. Il segreto delle colori è che ci sono dei coloranti naturali, certamente, perché per poter dare questo colore in pasticceria si usano queste cose, quindi noi siamo attrezzati di tutte queste cose e abbiamo col pan di Spagna naturalmente fatto questi dischi e creato questa torta arcobaleno con tantissimi colori. Allora, grazie davvero a Maria Grazia. Poi la crema era crema fatta col mascarpone. Perfetto. E poi tutte. Grazie mille a Maria Grazia Navacchia in Savasta, grazie anche a Ivano Maiorella, ufficio stampa WISP. Ricordiamo l'appuntamento domenica alle 9.30 in diretta su Radio 1, faremo il countdown, il conto alla rovescia per l'inizio di Vivi Città, 40esima edizione, 14 aprile 2024, dalle 9.30 su Radio 1, Radio 1 Sport, e ovviamente in 39 piazze d'Italia, nelle carceri, in tanti altri luoghi. Ciao, grazie a Ivano Maiorella e grazie a Maria Grazia Navacchia in Savasta.